Santini hanno potuto incontrare i grossi nomi della canzone italiana. A proposito della sua promozione all'estero, abbiamo chiacchierato con Ezio Radaelli. Lo abbiamo incontrato nel corso di una conferenza stampa organizzata in gran fretta. Radaelli, infatti, alla notizia di Aragozzini destituito dall'incarico di patron sanremese, ci ha tenuto a candidarsi per il prossimo festival. Del resto, la notorietà dell'organizzatore e la fortuna della vetrina canora sono nate insieme quando nel 58 Radaelli portò a Sanremo Volare e, naturalmente, Domenico Modugno. Promozione della canzone italiana all'estero, ma non sarà che una volta, prendiamo per esempio Volare, la melodia poteva veramente andare oltre le frontiere italiane e adesso magari questa melodia non c'è più? È più difficile che la canzone italiana oggi possa essere recepita e valorizzata anche fuori? Volare era un messaggio. Sì, è vero. I tempi sono cambiati, ma sono cambiati anche i nostri autori. Noi abbiamo dei cantautori che possono benissimo dare dei punti ad autori stranieri, a cantanti stranieri e così via. Poi se non si tenta, facciamoci avanti, cerchiamo di mostrare il nostro prodotto. Io sono certo che non vinceremo al 100%, questo è chiaro, ma la canzone italiana può conquistarsi un bel secondo o un terzo posto nel mondo. Un'ultima cosa. Secondo lei che cosa dovrebbero invidiarci gli stranieri in fatto musicale? Intanto l'intelligenza, è perché insomma lei adesso non mi dica che non sorride ogni tanto quando traduce in italiano i testi delle canzoni straniere, vero? Forse che i nostri ragazzi non li traducono, vanno avanti con questa cosa. E poi appunto, come dicevo, la musica, cioè noi ce l'abbiamo nel sangue. Lasci perdere la battuta, Napoli o non Napoli. Io per esempio sostengo che si potrebbe benissimo organizzare un grandissimo festival mondiale della canzone napoletana, perché la canzone napoletana potrebbe avere ascoltatori e acquirenti dei dischi in tutto il mondo. Ce la possiamo.